Ah, siamo qui con gli Ego Kid. Ciao, gli Ego Kid sono con voi. È un piacere. Come è andato il live? Benissimo, bello. Visto che c'è stato un po' di casino con gli orari, le cose, però... No, cosa non ci ha disturbati. A noi piace fare tardi. Perfetto, perfetto. Voi avete fatto un sacco di dischi, cioè, comunque... Sì, qualcuno... Non me li ricordo quanti sono, ma penso che tre o quattro li avete fatti. New Experience. Poi abbiamo fatto Jared for a Day, Living Club by the Pound, XL on Main Street. Sì, un po' serio ogni tanto. Ok, allora abbiamo fatto... Il giorno aveva 5 teste. Abbiamo fatto un sacco di dischi. Cioè, abbiamo risanato dei bilanci. Avete fatto bene, avete fatto. Ma... questo è il primo che sta uscendo un pochettino al grande pubblico. Al grande pubblico, quello almeno grosso, quello un po' peso. Sì. Com'è che dovrebbe dimagrire, però... Però piace un po' grosso. Piace. Conoscono questa cosa. Perché piace grosso. Sì. Piace grosso. Piace grosso al grande pubblico. E com'è stato questo approccio a questo nuovo pubblico? Questo grande pubblico, sì. Beh, allora, abbiamo prima chattato per un po' di tempo. Soliti canali, poi finalmente c'è stato il primo appuntamento, poi c'è stato il secondo e adesso praticamente quasi una relazione stabile. È bello ritrovarli tra i prati. Buono. Diciamo, tra le tematiche maggiormente affrontate ci sono quelle dei diritti civili in Italia, tra cui diciamo, un po' tutto, diciamo, dal peso della Chiesa su qualsiasi cosa che succede, fino ad altre cose. Ma non è che a tirarla in ballo così tanto gli si fa quasi più un favore? La domanda che mi è venuta ascoltando i vostri brani. No, perché in realtà noi la tiriamo in ballo così bene che alla fine non gli facciamo un favore, li vediamo veramente da... Questa è una riflessione che si fa su tanti temi, anche politici, no? A parlare così tanto del nemico politico non gli si fa un favore perché gli si dà un'esposizione mediatica. In realtà è importante, anche quando scegli un mezzo semplice come una canzone pop, dare un primo impulso per quello che potrebbe essere una forma di risveglio delle coscienze. Tu hai uno strumento semplicissimo che sono i 3 minuti di una canzone pop, però poi da lì può nascere un dialogo su alcuni temi, possono nascere delle forme di confronto, quindi è importante parlare di questi temi, non è... favore che si fa al nemico, un favore se no, che si fa sempre la solita cosa, no? per non parlare, per non esporsi, perché tanto è molto, in realtà sono tematiche all'ordine del giorno quasi banali, però di fatto nessuno ne parla, nessuno, forse proprio secondo questa logica, noi in maniera molto naif e molto leggera abbiamo deciso di approcciarci a queste tematiche semplicemente pensando, vabbè, ma perché non se ne parla? Si fa tutti, come dire, le si dà un po' per scontato certe cose. Ci sono delle cose che sono successe anche in passato, quando John Lennon per esempio cantava God e diceva che ciò che credeva, ciò in cui credeva era semplicemente se stesso e Yoko, diceva che Dio era un concetto su quale misurare la propria sofferenza, non si era posto il problema che fosse un argomento che faceva gioco a una forma di opposizione alle cifre, ne parlava e basta, perché era quello che però si non diceva. Puoi dire che non siamo, credo che sia un grande insegnamento da seguire anche oggi. È interessante il vostro approccio con il mondo del video, perché avete fatto prima un video promo più o meno dedicato alla rete, diciamo, forse con qualche limite tecnico un po'. Poi c'è stato un altro video un pochettino più interessante dedicato al lancio del disco, credo più o meno nello stesso periodo in cui si avvicinavano le elezioni milanesi, che poi care grazie hanno visto vincitore Pisapia. Qualche altro lavoro, diciamo, progetto video in corso, magari ce n'è uno che è appena uscito, come un errore, Marvel, che è un lungo bacio gay con l'idea che questo bacio possa contenere una sua universalità, una forma di approccio emozionale che riguardi chiunque. E poi sull'uomo qualunque c'è un video in via
idea di struttura. Sì, in cui fondamentalmente stiamo lavorando un po' su quello che è il fenomeno, siccome la canzone parla del concetto di l'uomo qualunque, quindi il qualunquismo l'abbiamo applicato al concetto di rete, cioè al fatto che chiunque ormai possa diventare un caso mediatico semplicemente riprendendosi con la sua webcam, e abbiamo preso quelli che sono in Italia quei 5-6 sfigati, diciamo, oppure mostri, che sono mostri della rete, un po' trattandoli come avrebbe fatto Monicelli o Risi nel film I Mostri, e quindi facendo una parodia di questo fenomeno della rete, in cui tutti hanno la libertà di parola, possono diventare un po' la Andy Warhol, famosi per 5 minuti e fanno dei disastri in realtà dal punto di vista culturale, non solo per se stessi, mettendosi in ridicolo ovviamente, ma proprio creando anche un trend, una tendenza nelle persone che pensano che quello sia la via più facile per arrivare e comunicare se stessi, quello che magari anche qualcuno ha dentro di sé, però, come dire, bruciando le tappe di un discorso invece che non diventa più culturale ma diventa autoreferenziale. Cioè, anche in questo caso il linguaggio è ironico ed è semplice, però il messaggio che vogliamo passare è che oggi il fatto di avere un'esposizione sui media è talmente importante che arrivi per questi famosi 5 minuti di fama a barattare anche la tua dignità. Un tempo il problema era diverso, un tempo il problema era che quel contenuto che tu potevi portare alla ribalta aveva una forma breve di durata nell'attenzione della gente. Adesso ci sono delle attenzioni ingiustificate che finiscono per durare anche troppo per quello che è il contenuto di base. Quindi un po' abbiamo voluto prendere garbatamente e giocosamente in giro questa forma di distorsione della verità che è proprio del mondo mediatico di oggi. Ragazzi, io vi ringrazio. No, non voglio dilungarla oltre perché sennò poi andiamo a cozzare con quelli che sono i limiti del web. Quindi ci sono dei megabyte sì. Che ci anche, no anche il problema umani, ecco, il problema è che sul web la sopportazione è andata, per cui gli egotini vi salutano. Popolo ciao del web. Grazie mille ragazzi, ciao. Burning Nights.